e poi con Andrea eh, abbiamo individuato in una capacità generale, che è quella che vi ha fatto vedere Roberta poco fa, l'adattamento alla trasformazione, un tema utile da proporre sul quale riflettere, io ho scelto una capacità speciale, la combinazione motoria che ha necessità di un prerequisito, di un presupposto molto importante, una buona sensibilità tattile. Vi trovate? cioè per riuscire a gestire e vedrete la combinazione bisogna sentirli quei palloni, bisogna percepirli, bisogna avere una buona sensibilità. E faremo anche molte cose nelle quali viene provocata l'attenzione sulla mano debole. Conta qualcosina? Stiamo incontrando la palla canestro. Avere un po' più di confidenza con la nostra mano debole è una cosa che ci può essere utile, può essere importante, può essere funzionale all'apprendimento tecnico che poi la palla canestro dovrà pulire, perfezionare, sistemare. Ovviamente dentro ci saranno tutti quegli stimoli che stanno sempre nella nostra didattica, cioè utilizzare stimoli cognitivi ed esecutivi sostiene la nostra attività, ma la sostiene in una prospettiva, perché a volte quando incominciamo a fare i ragionamenti andando verso la pratica e la tecnica, eh, ve l'ho già detto anche ieri, sembra che a un certo punto... Prendiamo una strada, prendiamo una strada che è quella dell'insegnare a giocare a pallacanestro, benissimo, è il nostro desiderio, la nostra voglia, però sta a un livello, giusto? Cosa vi ho detto ieri? Noi stiamo a un livello superiore, siete d'accordo o no? Noi stiamo a un livello superiore di quelli che vogliono usare la pallacanestro e il minibasket, perché vogliono aiutare queste ragazze a diventare delle persone brave delle brave persone nella vita di tutti i giorni. Ecco perché gli stimoli cognitivi, loro che riconoscono, che capiscono, che sono attenti, che percepiscono, che hanno un'idea della dimensione spazio-tempo, tutte queste cose, loro che progettano l'azione che devono fare, quando sento criticare o, o distanza da una didattica che ha nei giochi di potere, forse non piacerà la parola, sono giochi di strategia e decisione perché è il bambino che decide, progetta l'azione, sceglie autonomamente. Se un bambino viene educato giocando ad essere autonomo, ci siamo detti che magari è anche un qualcosa che può essere utile per la vita di tutti i giorni. Ma andiamo. Pronti? Bea, mi fai ciao da lì. C'è la solita panda in mezzo. Ci abbiamo sempre. Brava Bea, mi raccomando, porta pazienza. Dai, prendete il pallone, forza, e incominciate a palleggiare per il campo, cominciate a palleggiare per il campo, via, 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 dai, 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 riempite il campo e palleggiate, riempite il campo e palleggiate. Non mi sembra di aver detto tirate, palleggiate, 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 dai forza, dai forza, palleggiate, riempite il campo, riempite il campo, vai, 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 palleggiate, palleggiate. Stop! Non è... Chi si è già perso il pallone? Non è il mio obiettivo, eh? Ma abbiamo già detto che non è che le capacità si separano, giusto? Io sto dicendo riempite il campo vuol dire che dobbiamo allargarci meglio perché ci serve per fare poi delle cose. Quindi mentre vi muovete in, pall in palleggio, guardate ad esempio quanti siete di lì. Siamo in 15 totali. Se qua ce ne sono 3, quanti siete in una metà campo? 12. Siamo un po' tanti, 12 da una parte e 3 dall'altra. Eh, quindi avere sempre attenzione quando ci muoviamo, non essere troppo appiccicati. Via! Forza, dai! 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 Riempitelo bene questo spazio. Riempitelo, riempitelo, vai, palleggiate, 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 palleggiate. Stop! Bene. Vi conoscete tutti, perciò in qualsiasi momento voi potete decidere, palleggiando, di chiamare un amico. Come ti chiami? Lauro, bene. Quindi io sto palleggiando. Lauro! Ti ho chiamato, ti faccio vedere la mano, mi passi la palla battuto a te. Battuto a terra, va bene. Io te la ripasso subito e vado, va bene? Quindi piccoli elementi di combinazione di associazione, riuscirà a tenere il palleggio aperto, ricevere un pallone, quindi con una posizione della mano diversa, ripassare e poi ripartire. A chi volete voi in qualsiasi momento? Via, vai, forza. Dai, quando volete, quando volete, quando volete. Bravi, Hop, ricevo e passo, ricevo e ripasso con l'altra mano, ricevo e ripasso con l'altra mano. Avete visto che quasi tutti stanno ricevendo e ripassando con la mano debole, perché stanno usando la mano forte sul palleggio. Bravi, bravi, dai, dai, bravi, senza mai chiudere il palleggio, mannaggia. Senza chiudere, senza chiudere, senza chiudere, senza chiudere. Bravi, bravi, bravi. E riempite lo spazio. State larghi, state larghi. Bravi. Stop. Bene. Siamo sempre con invasione da una parte, deserto dall'altra. Eh? Mi raccomando, sempre attenti anche a questo. Adesso mi presti il pallone, perché mentre palleggio, Bea, mi passi il tuo pallone battuto a terra, li voglio usare tutti e due per un momento, poi ripasso e parto. Provate a palleggiare due palloni per qualche palleggio sul posto e poi ripartite, va bene? Pronti? Via, vai! Bravi, 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 bravi. Dai, 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 Bravissimi, bravissimi. E occupatelo questo spazio, occupatelo. Dai. Palleggia, palleggia, dai. Stop! Bene, attenti adesso. Chiamo la palla, ricevo il pallone, palleggio sul posto. Adesso voglio il tuo segnale che vuoi i palloni. Ma ti passo il primo e ti passo il secondo. Fai tu due palleggi, poi mi, qualche palleggio, poi mi ridai il mio e riparto. Però adesso il segnale ce lo dà il nostro compagno, quindi possiamo tenere la testa per terra, dobbiamo tenere la testa alta e vedere. Quindi, se dobbiamo tenere la testa alta e palleggiare due palloni, ci conviene stare vicini o lontani dal pavimento, con il palleggio. Ci conviene stare così o ci conviene stare più bassi? Eh, provate! Via, vai, forza! Su, su, dai, dai, dai! Bravi! Hop! Hop! E via! Bene! Bene, aumentiamo un po' il carico dei palloni. Mentre voi palleggiate per il campo liberi e fate questa cosa, io posso aumentare i palloni. Quindi, se ti do il pallone, tu ne hai due. Chi ne ha uno solo può andare in qualsiasi momento a farsi passare il pallone in più che a lui. Fa vedere la mano, si fa passare il pallone e parte. Va bene? Quindi, aumenteranno progressivamente i palloni. Parti già con due. Vai, via, vai, 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 vai. Forza, forza, forza. Dai, lì, via, via. Dai, 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 dai. Bravi, 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 bravi. Vai, 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 vai. Non perdiamoli, non perdiamoli, non perdiamoli, non perdiamoli, non perdiamoli. Non smettete mai di palleggiare? Eh? Non chiudetelo mai quel palleggio, non chiudetelo mai, bravi. Stop! Bene, adesso, chi ha due palloni in qualsiasi momento può chiamare un altro giocatore. Beh, ci sei! Adesso io mi giro e tu mi segui, tanto attenta però, perché io in qualsiasi momento posso passarti il pallone dietro. Chiaro? Quindi chiamo, mi faccio seguire, uso due palloni e poi ne passo uno dietro. Sto mettendo le mani sulla palla in tanti modi diversi, perché un conto è spingere qui, un conto è spingere dietro, ma devo riuscire a dissociare il movimento delle mie mani mentre l'altra mano è sopra che palleggia. Quindi sono combinazioni complesse. Poi ti allacci la stringa, Bea. Va bene? Vai, via, forza, andiamo. Chiamate voi quando volete e vi fate seguire. Chiamate quando volete e vi fate seguire. Bravi, bravi. Benissimo, dai, dai, dai. Bravi, bravi, ah, attenzione. Stop bene, adesso attenti: chi ha due palloni può chiamare un compagno o una compagna, bene, e farsi seguire, ma non per passare la palla dietro. Tu, ad esempio, con due palloni, seguilo, eh, raggiungi un cono. Ti fermi davanti al cono sempre palleggiando e beh, viene a mettersi di fronte a te. Vai, vi allargherete un pochettino. Adesso dovete far girare questi tre palloni tra di voi come se fossero su una pista. Quindi, tu devi, palleggiando, passare questo. Ricevi. Poi ti deve passare il suo, fatemi vedere se avete capito come fare: boom, spostalo di qua, ricevi, hop, via, sempre palleggiando, è eh? sempre con un'azione di palleggio in mezzo, capito? Palleggio e scambio, palleggio e scambio, dai, palleggio e scambio, vado, vado, hop, via, vai, vai, cambio mano, palleggio, scambio, vado, bravissimi, 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 vai, vai, finché tu non decidi di ripartire. Quando decidi di ripartire, si rompe la coppia e potete in qualsiasi momento chiamare la palla che ha il pallone in più, tutto chiaro? Via, forza, andiamo. Dai, dai. Ottimo, fate girare i palloni adesso. Dai, vai e scambio, mannaggia. Ah, ah, ah. Dai, dai, stai più basso, bravo. Op. Vai, scambio, cambio mano, bravo, Op. via, cambio mano, via, bravi, bravi e vado, bravi, bravi, bravi. bravi. Bene, bene, dai, dai, cambia la mano, bravo. E proprio in mezzo gli passi. <ride> Dai, dai, dai. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Eh? State, state osservando quanti movimenti di mani sulla palla. Eh? Io ho due palloni, spingo, cambio, vado, ricevo, boom, 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 boom. Spostamenti continui di mani sulla palla. Oh, bravi, palleggiate di nuovo liberi voi, tranquilli. Che io levo i coni e voi palleggiate e scambiate i palloni. Palleggiate e scambiate i palloni, palleggiate e scambiate, palleggiate e scambiate. I coni non ci sono più. Stop. Bene, mentre voi palleggiate e scambiate, io all'improvviso posso gridare via. Quando dico via, voglio che facciate dei terzetti. Davanti si mette un giocatore con due palloni, dietro un giocatore con una palla e dietro un altro giocatore con una palla. Ecco fatto il terzetto. Quando vedi che si è composto, guidi tu con due palloni, te li porti in giro, stando attenti a non andare dove c'è il traffico. Se io dico liberi, di nuovo liberi e scambiate la palla. Ponti? Liberi, vai Via Aspetta eh. Bravi <coughs> Liberi Via Dai dai, dai, compori i terzetti, compori i terzetti, compori i terzetti, compori i terzetti. Quando è composto parti, guarda, sei sicuro? Sei sicuro? Bravi. Stop! Bravi. Forse è una fissazione eccessiva che abbiamo dal punto di vista della comunicazione didattica, però... Io avrei già potuto dire anche come si evolve il gioco che ho in mente, però mi piace sempre fare un passaggio di verifica sulla comprensione della dinamica che c'è all'interno del gioco. Io voglio che vadano a terzetti, chiaro? Davanti uno con due palloni, uno e uno. Ed è il primo problema da risolvere. Verificato che l'hanno risolto, adesso metto il compito, chiaro? Adesso metto il compito. Che? Tu sei con loro due che ti seguono? Bene, sei davanti qua. Quindi loro ti seguono. Quando vedi un posto che ti sembra tranquillo, ti giri. Quando ti giri dovete aprirvi a triangolo, uno di qui e uno di là. E adesso cominciate palleggiando a passarvi il pallone in più. Boom 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 boom. Ma sai, non, puoi anche non fare il giro, puoi anche ridarla lì, eh? L'importante è che il pallone in più ve lo scambiate continuamente. Ve lo scambiate continuamente. Finché uno di voi tre non decide di ripartire. Uno di voi tre, qualsiasi, può decidere di ripartire, si gira parte con due palloni e voi lo seguite. Tutto chiaro? Se io dico liberi, di nuovo tutti liberi. Infatti liberi, vai. Scambiatevi il pallone in più, scambiatevi il pallone in più, scambiatevi il pallone in più. Bravissimo, vai. Vai, parti tu, via, vai, seguilo. Vai, 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 comporre i terzetti, comporre i terzetti. Cercate un po'... Stop! Eh, ci stavi salvando perché come eravamo messi? Cosa vi ho chiesto? Chi ha due palloni deve cercare un posto? Tranquillo, libero dove giocare con gli amici. Eravamo tutti qua, quindi mi raccomando mettiamo una cosa ma non perdiamone un'altra attenzione allo spazio dove andare quando ci accorgiamo di essere in uno spazio bello comodo ci apriamo e giochiamo a passarci la palla chiaro? partite già a terzetti come siete cercate lo spazio dove andare vai, forza bravi, bravi, bravi dai, dai guarda dove andare, guarda dove andare quando vuoi ti giri, quando vuoi ti giri Bravissimi e apriamoci. Bravi. Se non sbaglio, 15 minuti che stiamo correndo, palleggiando, palleggiando con un pallone in più, facendo movimenti di dissociazione e combinazione. Liberi! Via! Bravi, bravi, belli aperti, ottimo. Vai. Bravi. Stop, attenti adesso, fermi lì. Chi ha due palloni può fare due cose adesso. Una è quella di passare il pallone in più. L'altra cosa che può fare chi ha due palloni è quella, mamma mia, di rubare i passi a chi ha di fronte. Quindi, se io sono qui, invece di passare, potrei correre verso di te e poi tornare indietro. Poi potrei correre verso di te e poi tornare indietro. Oppure, quando voglio, passo un pallone. Se avete i palloni belli ovali, eh. Bene, pronti? Ale, andiamo! Forza! Sono bravi perché tengono due palloni aperti bene. Scegliete voi, eh. Scegliete voi se passare o rubare i passi. Scegliete se. Bravissimi, bravissimi, bravi, bravi, bravi. Mannaggia! Ottimo, bravi. Bravi, scappa via. Benissimo, benissimo, molto bene. Poi quando volete ripartite voi, eh! Quando volete ripartite voi. Bravi, quando ripartite cercate un posto comodo dove andare? Stop. Bene. Ti metti qui con due palloni. Perfetto. Poi ti metti lì con due palloni? Ti metti qui con due palloni? Ti metti con due palloni qua di fronte? Uno dei tuoi due palloni mettilo giù. Mettilo giù. Ne tieni solo uno. Va bene? Quindi facciamo che due bianchi vanno dietro a lui. Due azzurri vanno dietro a lui tre azzurri. Poi facciamo tre bianchi là, quattro azzurri qua. Psst. Vai. Vai. Perfetto. 4 4, perfetto. Benissimo. Allora, attenti bene, eh. Eh, facciamo un gioco di potere, va bene? Andiamo qua. Vai a tirare al canestro. Se segni il potere bianco, se sbagli il potere azzurro, ti do una bella responsabilità. Ti senti agitato? Appunto, vai, tira. Hai un solo tiro a disposizione, eh? Non potrai mai sbagliare. Ah, bene. Quindi, vieni. Comandano i bianchi qui e comandano i bianchi là. Va bene? Pronti? Allora, quando vi sentite pronti, entrate su una linea immaginaria che passa vicino al cerchio. Vieni. Vieni. Voi state dietro, eh? Voi state dietro. Entra. Linea immaginaria all'altezza del cerchio, linea immaginaria all'altezza del cerchio. Comanda il bianco, quindi puoi rubare i passi in palleggio, ma non puoi farlo andare a sbattere là. Quindi devi vedere qui e oltre. Prima si parlava di visione, io devo avere visione periferica ma anche visione oltre, vedere dietro. Quindi la muovi e torni indietro. La muovi e torni indietro siccome è il potere, quando vuoi... Passi il pallone dietro e la sfida è andare a canestro. Appena vedi che lui passa la palla dietro, la passi anche tu. Il primo che segna dà il potere alla propria squadra. Chi riceve la palla cosa farà? Chi riceve si prepara, guarda chi prende il potere e poi si gioca a ruba passi. Tutto chiaro il gioco? Dimmi. No, da questo momento voi giocate tra di voi e voi giocate tra di voi. È solo per decidere chi comandava. Tutto chiaro il gioco? Da questo momento non ci deve essere nessun bambino fermo in fila che non palleggia. Quando io dico via, tutti dovete sempre palleggiare, tutti, in attesa. E quindi chi è il secondo lì deve palleggiare e ricevere il pallone che arriva. Tutto chiaro? Giochiamo, vai! Dai, subito dentro, guardate chi ha il potere, guardate chi prende il potere, dai, dai, vieni dentro, vieni dentro, dai, 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 dai. dentro subito, dentro subito, vai, vai, vai. Benissimo, benissimo, bravi, bravi, forza, dai. E dopo circa 20-25 minuti facciamo il gioco ponte. Il gioco che, ti, che ci porta dalla fase di attivazione alla fase centrale della lezione. E come, volete, come vedete non, non ci devono essere pause complete, ma devono essere pause attive nelle quali sono coinvolti e fanno qualcosa, palleggiano, guardano, guardano chi comanda, palleggiate sempre, palleggiate sempre, dai, 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 guarda, guarda, non lo fa andare a sbattere. Benissimo, dai. Palleggiate sempre, palleggiate sempre. Chi segna prende il potere. Beh, hai visto chi ha segnato? Sì. Dai, dai, dai. Bravi, bravi. Attaccalo, attaccalo, attaccalo. Stai basso con i due palloni, stai basso con i due palloni. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Dai, dai, Ale, via. Andiamo, andiamo. Dai, dai, dai. Mannaggia. Dai. dai. Bravissimi! Aiuto! Dai rimbalzo, dai rimbalzo, dai rimbalzo! Mannaggia, dai, forza! Dai, dai! stop torna indietro un attimo dopo qualche secondo delle provocazioni delle varianti delle situazioni che cambiano sono determinanti importanti per mantenere alta l'attenzione quando io vi vedo lì che giocate se grido cambio voi andate di là voi andate di qua chi è con due palloni si deve girare dall'altra parte quindi se dico cambio voi di qua e voi di là chiaro? pronti? chi c'è con due palloni lì? giocare? pronti? dai giocare, giocare, cambio! Dai, 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 veloci, 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 vai, Vedi. Rapidi, 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 dai! 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 Forza! Mannaggia! Dai, dai! Cambio! veloci, 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 Bravi, bravi, bravissimi! Molto bene, dai, dai. Stop, bravi, bravi. Adesso avvicinatevi a me. In autonomia, eh, voi dovete fare dei terzetti, ci devono essere quattro palloni in ogni terzetto. Via. Organizzatevi, terzetti. Fatto? Fatto? Bravo. Molto bene. Ok. Questo terzetto va in fondo là dove finisce la linea di tre punti questo terzetto in fondo là dove finisce la linea dei tre punti. Voi tre, dove finisce la linea dei tre punti? Voi tre, dove finisce la linea dei tre punti? Voi tre dietro a loro. Allora, chi parte da un lato poi andrà a prepararsi per la partenza dall'altra parte. Quindi chi parte da qui poi va di là, poi vi spiego come è il gioco. Chi parte da qui, poi va dietro là, chi parte da qui, va dietro là. Come funziona il gioco? Siamo in tre con quattro palloni. Il primo deve avere due palloni. Comanda, ha il potere, sulla linea dei tre punti. Perfetto. Si mette in mezzo uno senza palloni. Va bene. E tu vieni in coda con due palloni. Ah, beh, stai tu con senza, va bene. Stiamo così. Perfetto. Due palloni. Senza palla, due palloni. Comandi tu. Ti muovi sulla linea. Ti muovi sulla linea, dopo lo vedremo palleggiando due palloni, tu lo segui e tu lo segui. Stai attento che comanda lui. Tu puoi fare anche i rompiscatole sulla linea, cioè con due palloni arretrare. Puoi avanzare di nuovo, puoi arretrare finché non decidi di sfidare quello che c'è in fondo. Mentre stai palleggiando, a un certo punto passi dietro uno dei due palloni, scegli tu quale, ma sai che nel momento in cui passi vai a canestro per sfidarlo. Quando lo vedi, lasci uno dei due palloni e vai a sfidarlo. Chi di voi due farà canestro per primo? Esatto, qui sarà quello che comanda. Tu hai un problema, sei qua in mezzo. Hai solo il compito di, appena ti passa il pallone, lui passamelo, prendere questo pallone e poi cercare l'altro. Cercare l'altro, palleggiare l'altro e aspettare, perché tu dopo sarai quello dietro che sfida chi ha vinto. Chiaro il gioco? Pronti? Pronti? Oh, si può già partire anche dall'altra parte. Si può già partire anche dall'altra parte. Ma vi anticipo un problema. Se partite insieme, potete fare la sfida insieme? Quindi tu e tu che siete davanti, prima di partire, cosa dovete fare? Guardare, guardare se c'è spazio. Va bene? Pronti, pronti, giocare. Andiamo, giocare, vai. Puoi già partire, eh? Puoi già partire, basta che non vai a canestro mentre ci va lui. Ah, beh! Il terzo è quello che viene sfidato. Ripartiamo. Allora, allora adesso partite. Partite. Quando, quando, Bea, quando lui passa la palla, lascia il terzo e va a tirare. Capito? Fatemelo vedere. Vai, forza, guarda. Eh. Vai, 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 vai. Capito? Tu adesso sei quello in coda. Eh? Dai, 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 bravi, bravi, quando vuoi, quando vuoi, quando vuoi. Lascia un pallone, vai. Bravissimi, bravissimi. Dai, forza. Chi gioca qui dopo dove deve andare? Ehi! Hey. Chi gioca qui dove deve andare dopo? Chi gioca qui va in coda di là, chi gioca qua va in coda di qua. Cambiate lato, ogni volta cambiate lato. Dai. Dai, forza. Bravi. Vai. Muovi. Bravo, stai basso, stai basso quando vuoi, stai pronto. Bravo. Opp e via, hop e via. Bravi, bravi. Prima di... Bravissimo, vai, chi segna va l'avanti, chi segna va l'avanti, rapidi, rapidi, rapidi. Bravissimi, dai, forza, dai. Ottimo, lascia e vado, lascia e vado. Naggia, prova se ci riesci a non tenere la palla sotto braccio, eh, quando la recuperi. Ci sono diverse combinazioni adesso, eh? combinazioni dal palleggio, dal palleggio chiudere e andare a tirare a canestro, quindi c'è una combinazione anche di movimenti simultanea e successiva. Vai, bravo, stai basso, stai basso e stai pronto, stai basso e stai pronto, vai, bravo, buona scelta, aiuto i palloni sono andati, dai. Guarda, guarda, e poi decidi. Bravo, bravo. Mannaggia, è partito, è partito. Dai, chi segna va al comando, forza, forza, forza. Dai. E cambiate sempre i lati, eh, e cambiate sempre i lati. Bravo, dai. Dai, dai. Mannaggia. Stop! Al mio via avete 10 secondi per cambiare i gruppi. Sempre con la stessa regola, dobbiamo essere 3 con 4 palloni. Via, mescolare i gruppi, forza, dai, 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 dai. 10 9 8 7 6 5 4 3 Due, uno, vi stava aiutando, vi stava aiutando, perché bisogna avere quattro palloni in tre, stavi cercando di aiutarli, giusto? Dai, a posto, a posto, a posto. Allora, ci sono due motivazioni dietro alla mia scelta di dare questo segnale. Uno, la prima, non determinare un adattamento all'interno del gruppo, perché alla fine se il gruppo resta sempre fisso, eh, ci sarà quello che vince sempre, quello che perde sempre, quello che fa sempre fatica, quello che non riesce a competere, invece voglio che si mescolino tra loro come esperienza e capacità. E poi vuol dire anche rinforzare i principi di autonomia, giusto? Organizzatevi, fate i gruppi, fate i gruppi, sapete quali sono le regole. E lo facciamo anche un pochettino più difficile adesso. Tu sei davanti? Bene, girato verso i tuoi avversari, perché tu adesso te li porti a spasso e gli rubi i passi e hop, hop e hop, attento eh, perché all'improvviso passa la palla avanti e scappa, quindi stai attento a riconoscere il suo movimento e a lasciare la palla, ho visto qualcuno di voi però preoccuparsi del recupero della palla fermando la palla e prendendo l'altra, si può stare con la palla in mano e muoversi sul posto, cosa dobbiamo fare sempre? Prendo la palla, palleggio, mi giro, recupero l'altra e tengo i due palloni aperti. Va bene? Pronti? Vai, quindi giochiamo a ruba passi, Chi è di fronte gioca a rubapassi. Dai, dai. Bene, girati, brava, brava. Vai. Vai. vai, 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 vai e poi vado. Guardate quando l'area è libera. <ride> Guardate quando l'area è libera per attaccare. Dai, forza. E poi cambiate sempre lato, eh. E poi cambiate sempre lato, cambiate lato. Dai, rubagli i passi, bravo, attaccalo, attaccalo, attaccalo. E bravo, e guarda, e guarda, bravo, bravo, ottimo. E veloci, bravi, benissimo. Dai, attaccali, dai, attaccali, bravo, bravo. Attento, eh, guarda, guarda, guarda quando parte. Hop, e via, bravissimi recupera l'altro benissimo, bravi dai, bravo, brava Bea che hai guardato stavolta e vai e vai e cambiate lato, bravi Bene, muovili, muovili, muovili. Bravo, bravo, provo che parte, li hai tirata nei piedi. Mannaggia. Dai, e cambiate lato. Stop! Bravi. Fermi lì. Allora, voi tre. Adesso il pallone in più lo mettiamo in parte. Un pallone in più non ci serve, va bene? Quindi dobbiamo essere in tre con tre palloni. Tre con tre palloni. Va bene? Allora, voi tre venite qua. Ti metti. Qua. Pronto. Dagli il secondo pallone. Mettiti davanti a lui. Mettiti dietro, qua, un passettino indietro. Anche voi la stessa cosa. Uno con due palloni in posizione lì, verso il canestro. Uno senza palla di fronte e uno dietro. Va bene? Qua così. Bene. Stessa cosa voi. Uno con due palloni che guarda il canestro. Uno di fronte e uno dietro. Bene. Voi tre venite a centrocampo. Centrocampo. Avete un pallone in più, mettetene giù uno. C'è un gruppo in attesa. Appena vedete un gruppo che si muove e va a canestro, potete andare a occupare quella posizione. Va bene? Però prima vi spiego il gioco perché ha finito l'uno contro uno. Perché adesso giochiamo uno contro uno. Finito l'uno contro uno, andate a centrocampo a cercare un posto dove andare a giocare, chiaro? Bene. Tento bene. Palleggia due palloni. Stai pronto? e Tu palleggi la palla? Eh? Girali attorno. Girali attorno, continua a girarli attorno, bravo, 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 bravo. Secondo me, attento eh, perché se poi sei girato. Aspetta, ALT sei bravissimo, efficientissimo. Fammi parlare, sono scoppi tra un po'. Eh? Bravo, però, attento. Che lui potrebbe andare a canestro, quindi se sei girato così, forse fai fatica. Quando li passi davanti, gira così, va bene? Perché tu, mentre lui ti gira attorno, devi liberarti di un pallone e andare a tirare a canestro. Chiaro? Quindi, mentre ti gira attorno, devi capire, pensare, qual è la palla che ti conviene mollare per attaccare. Tutto chiaro? Vediamo come lo fai. Bravissimo! Bravissimi! Poi vi spostate a centrocampo. Qua venite voi gli altri, capito? Poi sarai quella con due palloni che va davanti. Forza! Giocare! Via, dai, dai, giocare, giocare, giocare. Dai, 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 bravo, 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 bravo. Dai, 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 dai. Oh, ha cambiato il giro anche, fa il furbo questo, eh. Vai, vai, vai. E eh, non finiscono mai, bravo, stavi aspettando che finissero, eh? Bravi. Forza, forza. Dai. Bravi ci ho messo anche una lettura del tempo, è complesso come gioco eh? io sto giocando con due palloni mentre mi gira attorno, devo dissociare il movimento, riconoscere il momento nel quale farlo, il primo è stato bravissimo perché ha capito che comunque quando lascio devo attaccare rapido se voglio andare a canestro bravi e poi andiamo qui a cercare un posto dove andare bravi dai, dai, annia state attenti quando attaccate eh dai, entrare a centrocampo, cercare un posto. Dai, via, sempre in movimento, sempre in movimento. A me piace vederli sempre in movimento, sempre in movimento, sempre in movimento. Eh? Dai, bravi, e siete andati proprio in un posto occupato. Dai, 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 dai. bravissimo, bravissimo. annaggia Stop! Bravi! State a posto perché vi ho spiegato come funziona, però adesso ci deve esserci il gusto. È una gara nel gruppo. Chi fa canestro prende un punto. Chi riesce a prendere la palla senza far fare canestro all'avversario fa un punto. Se qualcuno fa fallo, punto per l'attaccante. Chiaro? E fra un po' vediamo chi ha fatto più punti nel gruppo. Va bene? Pronti? Giocare! Vai! Giocare! Bravo, 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 bravo! E punto per te, vai e cambiate posto, dai! Mai con i palloni in mano, eh! Mai con i palloni in mano fermi! Mai con i palloni in mano fermi, bravi, 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 bravissimo! Ale, molto bene, dai, dai, dai! No, facciamo solo uno, eh. Sì. Bravi, attenti, attenti, attenti a girare. Bravo, bravo, bravo. Bravi, dai. In questo caso mi interessa relativamente che la difesa riesca ad arrivare, ci siete come principio? Perché non sto allenando come strumento la difesa, sto allenando il palleggio e il tiro come strumenti e quindi l'importante per me è che riescano a gestire due palloni, riconoscere il tempo nel quale buttare via una palla e attaccare ed essere rapidi per attaccare e la difesa sarà di rincorsa, non importa, però devo stare attento al tiro perché se sbaglio e prendere in balzo la difesa, punto per la difesa. Stop! Pronti? Solo una piccola modifica. Chi aspetta adesso, invece che stare dietro, sceglie dove andare, a destra o a sinistra. Quindi potresti andare qui a aspettare la palla del tuo amico, girato così, oppure andare dall'altra parte. Quindi attento perché non ce l'hai più qua dietro il compagno. Ce l'hai o a destra o a sinistra. Mettere dentro la mano nella palla per spingere lateralmente potrà servire dopo alla pallacanestro avere bambini che sanno mettere le mani in tutti questi modi sulla palla e questo è il pensiero che facciamo io sto allenando la combinazione motoria saper mettere le mani in modo dissociato sulla palla per fare delle azioni efficaci rispetto al compito che devono realizzare vai, forza, mettetevi a posto scegliete se andare a destra o a sinistra bravi siete con voi? bene, andate a posto chi c'è che attacca? Eh, lui. lui, ti metti qui, difende. difende tu scegli se stare o a destra o a sinistra, quindi ti metti Cosa qui faccio? no, ricevi il pallone come ah, prima okay, okay. Palleggia, 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 palleggia adesso vediamo quando lui partirà ahahah eh. eh. <ride> doveva passartela a sinistra e non dietro se ce l'hai qui non puoi passare la palla dietro giusto? devi passare a sinistra Bravo. dai scegliete dove andare scegliete dove andare scegliete dove andare bravi 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 bene dai voi non cambiate mai? Benissimo, vai, gira attorno. Bravo, bravo. Bene, quando avete giocato andate a centrocampo e cercate un altro posto dove andare. Centrocampo, 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 cercare un posto. Vai, forza, bravi, bravi. Adesso appena si libera un posto andate, va bene? potete stare sia a sinistra che a destra non dietro a sinistra o a destra guarda dove è andato bravo, bravo, bravo. <ride> bravi <Dai. ride> bravi Bene. Bravo, bravo, bravo. Stop, dieci secondi per comporre nuovi terzetti, via, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre. Due, uno, giocare, via, andiamo, forza. C'è un posto libero. Non è un problema. Oh, certo. bravi 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 forza girare 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 Bravi! E abbiamo chiuso la fase centrale e andiamo a chiudere con la nostra partita finale che deve stare ovviamente sull'obiettivo. Quindi tieni i due palloni tu, tutti gli altri palloni giù, tutti gli altri palloni giù. E facciamo il primo con due palloni qua degli azzurri e i suoi amici a fianco, uno di fronte all'altro, uno di fianco all'altro, lì sulla linea. Voi bianchi andate di fronte. Va bene? Perfetto, uno di fianco all'altro, benissimo. Quando io dico in campo, entrano i primi quattro giocatori di ogni squadra. Il primo con due palloni viene. Vi ricordate quella linea immaginaria che passa vicino al cerchio? Vieni qua sulla linea del pensatoio con due palloni. E guardi il primo tuo avversario. Chi è? Vieni tu. Dai. Anche tu, linea immaginaria. Bene. Attaccano gli azzurri. Perché hanno due palloni, quindi mi serve. Abbiamo detto che giochiamo in quattro. Mettiti in posizione qua. Primo azzurro, guarda il canestro, va bene? Secondo, là. Terzo, vai là nell'angolo. Pronti ad attaccare. Tu stai rubando i passi. Mentre invece, uno, due, tre, andate a scegliervi un avversario. Dai, sceglietevi un avversario. Forza. Uno, due, tre. Dopo. Bene, voi invece. Avete uno specchio che è la linea dei tre punti. Voi azzurri, comandate uno specchio immaginario, va bene? Quindi, se tu ti allontani, ehi hai rotto lo specchio, giusto? Se la linea dei tre punti è uno specchio, giusto? Se lui si allontana, tu ti allontani. Se lui si avvicina, tu ti avvicini. Lui può fare piccoli spostamenti laterali, e tu lo segui a specchio. Può muovere le braccia, tu sei allo specchio. Quindi continui a provocarlo, o meglio, cerchi di distrarlo. Tu cerchi di distrarre lui, perché in qualsiasi momento tu puoi, intanto stai rubando i passi con due palloni al tuo avversario. Bene. Stop. Io sono qua dietro, eh. In qualsiasi momento passi un pallone e attacchi. Lo facciamo tirare in solitudine o mentre giochiamo a specchio, e mentre siamo costretti a fare i movimenti con la coda dell'occhio, vediamo quando il pallone viene passato dietro. Perché, se no, lui non riesce a recuperare in difesa perché è un po' in ritardo, ma magari ce la fa. Però voi non potete farlo andare a tirare liberamente. Dobbiamo chiudere, eh? E poi giocare 4 contro 4. Appena i bianchi rubano la palla, attaccano dall'altra parte e facciamo un po' di azioni tutto campo. Tutto chiaro? Pronti? Giocare! Forza! Specchio voi, specchio, 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 dai, dai. Ah, ai, ai. Regalo! Rimessa Bianca, vai! Forza! Ale, andiamo. Dai, forza, dieci, nove, otto, sette, sei. 5, 4, 3, 2, 1, stop, cambio, dentro i prossimi 4 attaccano i bianchi, dammi il pallone. Eh già mi ha fatto un'ora di combinazione, ti passo due palloni. Annaggia. Allora, pronto qua, eh? A posto? A posto? Bene. Ruba i passi, la palla la devi passare a me, eh? Ciao. Dai, rimessa, rimessa, vai, vai, vai. dieci nove otto sette sei cinque Quattro, tre, due, uno. Quasi, bravo. Palla a me, attaccano gli azzurri. Pronti? Mi fate vedere gli azzurri. Aspettate, azzurro, azzurri in attacco. Specchio. Attento, non decidi tu quando lasciarmi una palla, mentre tu rubi i passi, rubi i passi io posso pssst, farti vedere le mani. A quel punto mi passerai la palla. Va bene? Anche questo mio continuamente modificare la posizione. Avete visto adesso su che lato mi sono messo? Sul lato della sua mano forte, cercherò di togliergli quel pallone in modo tale che lui, se vuole essere rapido ed efficace, cosa deve usare? Mano debole per attaccare il canestro. Pronto? Pronto? Rubi passi? Voi giocate a specchio, eh? Forza! Vai, 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 vai! Forza, eh. Dai, 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 con la coda dell'occhio, guardate! Dai, annaggia! Dai. Rimessa dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, cambio. Attaccano i bianchi e giochiamo in 5. 5 bianchi in attacco, 5 azzurri in difesa. Bravi. Bravo, trova un posto dove stare. Bene. Bianchi a specchio, fate impazzire gli azzurri. Ruba i passi, cosa devi guardare tu? le mie mani giusto e magari se me la passi pre precisa perché prima l'hai fatta andare nel giardino eh devi passarmela precisa vai ruba i passi ruba i passi vai vai fate impazzire lo specchio ma guardate con la coda dell'occhio quando il bianco passa la palla forza forza dai 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 attacca 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 bravissima Annaggia che ti hai fermato il palleggio dai forza Rimessa azzurra. Vai. Rimessa bianca. Bianca, veloci, 10, 9, 8, 7, azzurra, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, venite qua, venite qua. C'era il fallo, eh? Su di te. Sono stato. Avevi fatto fallo. Eh? Allora, venite qua a prendervi l'applauso che vi meritate. Avete fatto davvero un, un grande lavoro e vi devo ringraziare perché avevo chiesto a loro. Disponibilità in termini di attenzione e ascolto me l'hanno data tutta e quindi grazie perché ci hanno permesso di approfondire le nostre questioni eh, con il contributo della loro attenzione. Grazie di nuovo davvero. E adesso lascio anch'io ad Andrea la riflessione che riguarda tutto ciò che può essere preso di utile per accompagnare questi ragazzini che sono alla fine di questo loro cammino nel mini basket. Giusto, vi trovate? Le competenze teoricamente, teoricamente, noi le associamo al quadro degli esordienti, ma non è mica detto, giusto? Non è mica detto, dipende da quanti anni hanno fatto, hanno fatto di minibasket. Quanti di voi stando lì seduti hanno detto, ma io con i miei ragazzi non ci riesco a farlo. È <coughs> eh certo, perché se giocano da un paio <coughs> di anni farete le competenze o le abilità. O in alcuni casi addirittura le conoscenze, perché sono all'inizio. Quindi la prima cosa che ciascuno di noi deve fare è guardare il proprio gruppo e riconoscere a che livello sta il proprio gruppo e che cosa può fare per il proprio gruppo perché se fanno ancora fatica a palleggiare con un pallone non è perché ho visto il clinic e gli esordienti fanno i due palloni e faccio già i due palloni anch'io no, ci posso arrivare dopo un po' magari ci posso arrivare nell'under 13 a fare qualcosa che riguarda la confidenza con l'utilizzo dei due palloni, va bene? grazie, Andrea a te brava ragazzi bravi eh voi venite con me. Allora, allora, allora. allora. Ehm, ho scritto anche qui qualcosa. Combinazione motoria. Combinazione motoria. Normale che se immaginiamo solo una partita immaginiamo le situazioni difensive e poi andiamo anche sull'attacco. Situazione difensiva, un close out. Nel close out mentre io corro devo creare qualche problema all'attaccante, cioè non gli devo dare una certezza. Quindi mentre sto correndo accorcio i passi e posso anche provare a fintare di saltare, quindi le braccia vanno verso l'alto mentre il corpo resta basso. Allora certamente chi ha una buona combinazione motoria questi esercizi, questi, questi, no, queste, queste soluzioni ad un problema le trova facilmente. Se non ha una buona combinazione motoria può diventare un buon allenatore perché pensa alla soluzione ma non la può eh, rendere funzionale perché non è capace di farla. E la stessa cosa è la normale difesa sulla palla. Quante volte noi alleniamo i ragazzi e diciamo i piedi difendono e le mani attaccano. Quindi una mano sta tra le ginocchia dell'avversario, la mano opposta alla mano che palleggia l'altra mano ostacola i passaggi, i piedi devono contenere. Quindi certamente la capacità di far fare una cosa alle braccia, alle mani e una cosa ai piedi dipende dalla combinazione motoria che i ragazzi hanno sviluppato. Ma io non mi fermerei solo a questo, ma Andrei ho preso alcuni spunti. Il discorso di riempire il campo, io dopo vi voglio far vedere solo una cosa quanta difficoltà io sto incontrando nel far capire che il campo si riempie sì sul perimetro, ma anche dentro l'area. Quasi sembra che dentro l'area c'è il virus e quindi nessuno ci può andare. Invece strano se attaccare in palleggio. Invece in certi momenti andare dentro l'area vuol dire creare un tiro ad alta percentuale di un compagno di squadra. Quindi il concetto di Maurizio Maurizio e Roberta e tutte le volte che parlano, Riempire il campo diventa veramente basilare e fondamentale. Se no, un giorno dovremmo dire ai nostri giocatori su ogni penetrazione sul fondo vai in angolo, punto. Cioè non ragionare, vai in angolo, io ti metto la scheda. Poi qualcuno dice, ma quello è occupato ci va vale uguale? Ci va vale uguale, così togliamo il problema. Invece la capacità di leggere questa situazione certamente facilita i giocatori a un domani giocare loro non giocare noi con i loro corpi. L'altra cosa eh, che è stata allenata in tutti gli esercizi, la posizione della mano sulla palla. Noi sappiamo bene che la mano in un palleggio spinto sarà posizionata in un modo, in un cambio di mano in un altro, in, un, in una virata in un altro, in un cambio di mano dietro la schiena in un altro ancora. Sappiamo bene che la mano indirizza il pallone. Se avete visto il passaggio con la palla che è andata fuori, forse non è stato indirizzato bene, non è stata messa la, la giusta spinta, la giusta forza. Non era un esercizio assolutamente semplice, però dico che tutti questi esercizi permetteranno a noi, agli allenatori del settore giovanile, di far lavorare i nostri giovani con più facilità perché loro già hanno idea di dove mettere la mano. Poi è normale che a 15 anni io forse nel passaggio farò distendere le braccia, quando arrivano a 19 anni forse siccome la pallacanestro è uno sport di tocchi, a metà campo si useranno di più solo i polpastrelli e il polso. Ma per arrivare lì prima devo avere qualcosa, se non ho quel qualcosa crolla tutto quello che faccio dopo. Una cosa che mi ha colpito tanto nei ragazzi... Eh, Logicamente i ragazzi guidati, perché noi siamo delle guide, è eh, il fatto che loro erano intensi ma non erano frettolosi. Tante volte noi allenatori, per far diventare i giocatori più frettolosi, io faccio sempre l'esempio del tiro toccando la linea. Quando noi iniziamo a, fare vicino, a dire vicini ai ragazzi dai dai corri corri corri, su, su, più veloce, più veloce, i ragazzi sporcano la tecnica perché mentre stanno già tirando già sono pronti per andare a toccare le linee. I ragazzi piccoli, con la serenità del gioco, hanno fatto le cose con grande intensità ma con poca fretta. Cerco di essere un pochino più pratico, se no è teoria. Quando loro dovevano passare la palla... Loro non passavano la palla fino a quando non avevano ritrovato l'equilibrio del palleggio. Se vedete, se vedete le immagini, la maggior parte dei ragazzi, quando facevano gli esercizi a terzetti, loro che facevano? Ricevevano il pallone, non è che lo passavano subito. Prima ritrovavano l'equilibrio e poi lo passavano. Allenando il 3x3, che ho dovuto studiare parecchio, in un esercizio tiro dall'angolo, tiro dall'angolo, tiro dall'angolo, tiro dall'angolo, 10, tir, 10 canestri. Ho visto che la maggior parte delle giocatrici e dei giocatori, che cosa facevano di più frettoloso? Il tiro. Cioè loro correvano meno, non al massimo della velocità, e poi il tiro lo velocizzavano. Quando il concetto è completamente diverso, perché il tiro è la cosa che ci vuole più precisione. Quindi nel tiro, se io corro prima, forse il tiro ci posso mettere pure un attimo di più. Non so se è chiaro il concetto. Questa cosa qua, questi bambini, questi ragazzi l'hanno fatta grazie al clima dell'allenamento, grazie alle capacità che hanno e quindi ai loro allenatori, istruttori e allenatori, chiamateli come volete, per me sono allenatori perché allenare è dare forza, quindi io do forza. Loro si fermavano, trovavano l'equilibrio e poi passavano la palla. Una cosa stupenda. Cioè dico, porca miseria, a me succede certe volte che i miei sono sempre frettolosi nelle cose che fanno. Che è diverso dall'intensità, più volte. Maurizio diceva, voi dovete vedere oltre. Cioè io vado ma devo vedere oltre. Se voi pensate, questa lettura della situazione. Quando io faccio la virata, io faccio la virata che ancora esiste nella pallacanestro se non sbaglio, faccio la virata. Quando c'è l'avversario su di me, ma dietro non c'è nessuno. Perché io perdo per un attimo la visione del campo e quindi quando giro, arrivo un raddoppio e perdo la palla. Allora noi allenatori, giustamente facciamo, si può perdere la palla, togliamo la virata. È come dire, non so usare la, la H, togliamo i verbi. È uguale, non la so usare. Invece, secondo me, noi allenatori un pochino più... Uh, Pignoli, dobbiamo insegnare la virata e dobbiamo far capire che nella virata bisogna guardare oltre quello che Maurizio ha detto più volte. A dei bambini, cioè, io non tolgo gli strumenti ai miei, ai miei giocatori, io non li tolgo, io devo dare la possibilità di saper utilizzare gli strumenti uh, e la, il vedere oltre. Qual è il gioco più utilizzato in a livello senior? Il pick and roll. Il pick and roll, se io lo rinchiudo nella visione di due giocatori, lo posso fare se gli avversari sono scarsi. Se gli avversari sono forti, io non posso utilizzare il pick and roll guardando solo i due giocatori, ma devo guardare oltre. Quante volte ci succede che il lungo taglia guardando la palla, quindi non vede l'aiuto, il lungo fa sfondamento, il lungo incapace. Quando secondo me non è il lungo incapace, è chi gli ha passato la palla. Se voi pensate bene, Maurizio fa un giochino, non l'ha fatto oggi, perché evidentemente sapeva che mi ero preparato e quindi non l'ha fatto, un giochino con l'ombra, due bambini, quello di dietro fa tutto quello che fa il giocatore davanti. Quel gioco serve, perciò lo fa, per la lettura del pick and roll. Perché il piccolo, lo gente sto scherzando, per piacere non, non fate uscire queste cose perché sennò vengo tritato. Quindi, il piccolo, il piccolo deve, legge, deve andare alla massima velocità del lungo, non alla sua massima velocità. Quante volte i lunghi fanno fallo d'attacco perché il piccolo parte alla massima velocità e lui ancora sta andando? E noi allenatori ci incazziamo col lungo, perché non va alla velocità del piccolo. C'è un discorso abbastanza delicato. La grandezza di noi allenatori è far capire al piccolo che deve andare alla velocità del lungo, quindi ombra, non è che io devo battere quello di dietro, io devo andare alla massima velocità di quello di dietro. Pensate quanto quel gioco è funzionale alla crescita dei giocatori, alla formazione. Uh, Un'altra cosa che... A me piace molto di come, come loro hanno idea, Maurizio al di là dell'affetto e della stima, di come loro allenano il fatto di rendere responsabili i giocatori. Cioè io quando allenavo in Serie A, qualche annetto fa, ma anche quando alleno le nazionali, io mi incazzo tanto quando un giocatore non si allena bene e tutti stanno zitti. Cioè sembra quasi che la squadra è la mia. Cioè io mi devo arrabbiare perché un giocatore non si sta allenando bene. Oppure un giocatore arriva in ritardo, oppure un giocatore perde tre palloni per disattenzione, non per incapacità. Io penso che la squadra non è mia, non è del presidente, è di tutti quanti. Un po' come a livello di, eh, proprio di vita. Se uno fa qualcosa che non va, penso che tutti quanti abbiamo il dovere di dirglielo. Nel momento in cui Maurizio dice fate voi terzetti. Sta dicendo questa squadra, il funzionamento di questo allenamento non dipende solo da me, dipende da tutti, però ognuno ha le sue responsabilità. Io ho responsabilità 100, tu ce ne hai 5, prenditi le tue responsabilità. C'è cioè, un messaggio di vita mica piccolo, mica piccolo, senso civico tradotto nei valori della vita il senso civico. Quindi assolutamente non c'entra niente con la parte tecnica, lo so. Però l'insegnamento che si può dare fate voi terzetti. Cioè io impazzivo, io ho avuto degli americani che si incazzavano di brutto quando qualche giocatore entrava in campo sciolto. Vabbè, è una partita d'allenamento, perdiamo. Io ho avuto giocatori, non solo americani, anche italiani, che diventavano delle bestie. Allora a me chiediamo, ma scusa, hai visto? Quello si è ingazzato con quell'altro, ha fatto bene. Ha fatto bene. Perché se vogliamo vincere la squadra non è la mia. È di tutti. È di tutti. Per finire, per finire, ritorniamo sulla tecnica. Passaggio, dietro, attacco. Quanto tempo noi ci perdiamo per insegnare posizione fondamentale, posizione pronta, di prontezza con la palla in mano? Pica le gambe! Stai basso! Piega le gambe! Loro, per essere più veloci, per essere più pronti dovevano star così e se guardavate qualcuno si capiva dalla partenza perché piano piano si abbassava fino a quando era pronto a partire. Allora la posizione fondamentale viene fatta grazie a questi esercizi di combinazione motoria pure. Una cosa e ho finito. Una cosa che a me piace molto, io penso che in Italia siamo tra i migliori al mondo nell'insegnare le spaziature, gli spazi. Non sono tanto convinto della stessa cosa per quanto riguarda i tempi del gioco, per quanto riguarda i tempi. Io credo che i settori giovanili, questa è la mia visione, devono essere anche valutati, tra virgolette. Dalla capacità di fornire a livello altissimo playmaker e guardie. Io ho allenato all'aperto, piccoli centri, città piccolissime, ho allenato da tutte le parti. E nelle società piccole, il mio presidente non poteva tirar fuori i soldi per, per, per prendere i lunghi. E mi diceva una cosa sempre: Playmaker e guardie non me li nominare perché devi essere bravo tu a formarli. Perché playmaker e guardia esistono in tutti i settori giovanili italiani. Infatti mi dispiace vedere poi tanti playmaker e guardie non italiani che giocano ad alto livello. Che cosa voglio dire? Playmaker guardia sono giocatori che devono avere, poi vi dico l'ultima cosa, ho finito, devono avere nel loro cervello la capacità di giocare con i tempi. Se un giorno allenate un grande tiratore, il grande tiratore, sia dai video che vedete, sia ve lo chiede lui, se è un giocatore molto responsabile, dice guarda io preferisco se la palla mi arrivi da questo giocatore piuttosto che da quest'altro. Ma mica perché uno è amico e uno no, perché uno gli passa la palla nel tempo giusto e un altro no. Il fatto di giocare, prima passaggio quando volevamo, poi passaggio quando si mettono le mani, semplicemente mentre alzo la mano tu mi passi la palla, io sto insegnando il tempo del gioco. Forse un domani, se noi insegniamo il tempo del gioco, avremo tutti giocatori e giocatrici di Serie A, playmaker guardie italiani. Perché il tempo fa la differenza a certi livelli, ma non solo. Chissà giocare con i tempi. L'ultima cosa, Mauri, vieni un attimo piacere. L'ultima cosa di combinazione motoria. Combinazione motoria. Se io gioco in post basso e mi deve arrivare la palla e Maurizio mi marca, immaginate che questo sta lì, c'è una cosa che io sono, su cui io sono fissato. Andare incontro con la mano, per ricevere il passaggio, ma andare a tagliare fuori con il piede. Cioè, mentre io faccio questo, con questo piede io giusto così. Perché? Immaginate qua la situazione. Scusa Maurizio, vieni viene. Vi faccio fare la cosa che sa far meglio, il difensore. Eh? Nel momento in cui... Lui mi anticipa e io vado a tagliarlo fuori e quindi prendo la palla qui, prendo questa è una cosa che facevano bene i vecchi giocatori americani, prendo la palla qui, io già l'ho tagliato fuori per giocare l'uno contro 0. Significa che la mano va incontro alla palla e il piede va a tagliare fuori. È difficile, è, può essere pure difficile, non lo so. Se, se io insisto, forse è più difficile insistere che farlo fare ai nostri giocatori. Se i nostri giocatori hanno una buona combinazione motoria, questo è facile. Se i nostri giocatori invece sanno fare il gesto del tiro perfetto, ma non hanno combinazione motoria, io ho dei dubbi. Io ho dei dubbi. Questo è il discorso. Allora penso che quello che hanno fatto veramente siano le basi, ciò che è stato fatto, le cose fatte siano le basi per un domani avere dei giocatori pronti a metterci qualcosa di tecnico, di tattico, di alto livello. Questa è la mia idea, semplicemente questo. Maria devi dire qualcosa, però io promosso, secondo me, Cremonini, eh? non lo so.